costi se non fai la volontaria disclosure. Esempio, tanta gente che ha un conto in Svizzera non è consapevole delle conseguenze devastanti e i guai che deve affrontare se non fa la volontaria disclosure. Tanti sperano in un miracolo, in un condono o in un'altra soluzione all'italiana. Ma in questo caso non è così. In questo video spiego perché non ci saranno miracoli all'italiana. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con SwissBankingLawyers.com. Hai un grosso problema da risolvere, anche se non è colpa tua. Mettiamo caso che hai 100.000 euro di patrimonio e che ricevi una pensione del secondo pilastro di 12.000 euro all'anno sul tuo conto in Svizzera. Se fai la volontaria disclosure, te la cavi tra imposte e sanzioni con soli 6.100 euro. Se invece non fai la volontaria disclosure e ti beccano, ed è matematico che ti beccano, pagherai da un minimo di 100.000 euro fino ad un massimo di 350.000 euro più costi del commercialista e dell'avvocato che ti deve difendere. Perché così tanto? Perché se ti beccano loro, le sanzioni vanno dal 320% e vanno fino al 640%. Se ti scoprono, il calcolo considera la Svizzera come paese blacklist con un periodo accertabile di 10 anni. Solo con la VD il periodo accertabile è dimezzato a 5 anni o 4 se hai fatto la dichiarazione. Pochi giorni fa l'Olanda ha chiesto tutti i nomi di quelli che non hanno fatto la voluntary disclosure olandese all'UBS. Infatti l'Olanda è il primo paese europeo a fare una richiesta di gruppo alla Svizzera. L'UBS è pronta a dare tutti i dati all'amministrazione federale delle contribuzioni, che poi darà i dati all'Olanda, come è successo con le liver lists americane. Ci puoi contare che anche gli olandesi avranno i nomi in pochissimo tempo. Se le banche prima proteggevano il cliente in tutti i modi possibili, oggi come oggi la situazione è capovolta. Le banche svizzere non hanno più nessun interesse a proteggere i clienti con fondi evasi, specialmente se si tratta di conti piccoli. Le banche svizzere hanno ricevuto multe astronomiche dagli americani ed hanno paura di dover pagare un domani multe e sanzioni anche al fisco italiano. Dunque non andranno certo a aiutare il cliente. È molto facile prevedere che l'Italia non tarderà a chiedere alla Svizzera i nomi di tutti quelli che non hanno fatto la voluntary disclosure, come l'Olanda. A tutti quelli che sperano in un miracolo all'italiana, devo dire che qui non succederanno miracoli, ve lo garantisco. L'Italia si è vincolata contrattualmente con tutte le altre nazioni a livello internazionale e deve rispettare i trattati internazionali. L'Italia non può fare quello che vuole, non si può permettere di fare sconti. Nessun contribuente riuscirà a fuggire. Bisogna sapere che le banche svizzere hanno i sistemi informatici più avanzati nel mondo ed hanno già tutto pronto per lo scambio automatico di informazioni. Le liver list sono già pronte nel cassetto delle banche. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Devi investire i costi per il commercialista e fare la volontaria disclosure. Se non la fai, avrai costi più alti un domani quando sarai scoperto, oltre ai costi per un avvocato difensore. Ora, dopo aver sentito quanto costa veramente non fare la volontaria disclosure, ti offro un bel regalo. Una consulenza completamente gratuita e senza impegno. Al telefono, per una durata dai 10 ai 20 minuti, per un valore di 125 euro. Questa offerta però è limitata, vale solo per i prossimi 10 giorni. Discuteremo insieme la tua specifica situazione e calcoleremo insieme quanto andrai a pagare. Approfittane. Digita ora il mio numero svizzero 0041 7979044444 o il numero verde italiano indicato sul sito e prenota una consulenza personale con me personalmente su linea telefonica completamente anonima e protetta.
Attenzione! Ora che sai la verità su quanto costa veramente non fare la volontaria disclosure, non perdere tempo e fai il primo passo. Vedrai che ti sentirai meglio dopo la telefonata con me. Grazie dell'ascolto.